30. La schiava Tuptim. Un giorno, nell'autunno del 1865, mentre Anna stava mandando a casa i suoi allievi, udì un piccolo principe dire a un altro insiamese: «Vieni, andiamo a caccia di Tuptim!» Tuptim? Il nome suonò minaccioso nella mente di Anna. Non pensava alla ragazza da mesi, forse da un anno, l'ultima volta che aveva visto la giovane concubina. Aveva pensato di parlarle per conoscerla meglio, ma Tuptim non era più venuta a scuola e la sua intenzione era sfumata. «Perché andate a caccia di Tuptim?» chiese sorpresa al principe. «Dove è andata?» Prima che il principe potesse rispondere, la principessa Ying Yawalak, la più grande dei figli del re, lo afferrò con furia per il braccio e lo allontanò in fretta. Anna non desiderò fare ulteriori indagini. Aveva già avuto abbastanza guai a palazzo e non voleva trovarsi coinvolta in un altro burrascoso conflitto con il re. A volte le sembrava che il loro rapporto fosse una lunga lotta in cui gli incidenti non erano che variazioni sul tema dei loro diversi punti di vista. Nessuna familiarità e adattamento poteva risolvere completamente le frizioni latenti tra di loro. Era stanca del palazzo, stanca dei torti che non poteva sistemare, stanca della insensibilità delle persone che aveva intorno e della irresponsabile crudeltà del re. Tuttavia, mentre quel giorno tornava a casa, non poteva liberarsi da un senso di ansia per Tuptim, improvvisamente riportata alla memoria dalle parole del principino. La scena al Wat Rachapradit, quando il re stava parlando del signor Obare e dei geografi che si ostinavano a chiamare il Siam una monarchia assoluta, era tornata parecchie volte alla mente di Anna. Poteva ancora vedere Tuptim che cadeva in ginocchio in mezzo ai vasi rotti, come se lo sguardo del re fosse stato foriero di una ghiacciante sventura. Bene, il signor Obare era in procinto di partire per la Francia e ci sarebbe stata una pausa momentanea alle sue aggressioni offensive, ma Tuptim, cosa poteva esserle successo? Anna avrebbe dimenticato il banale incidente se non fosse stato per quello che seguì. Una settimana dopo le cerimonie al Wat Rachapradit, percorreva uno dei lunghi corridoi del palazzo per recarsi al lavoro, quando vide la ragazza prona sul pavimento di marmo tra le altre offerte che il re avrebbe esaminato mentre andava a colazione. Due donne erano prostrate ai lati in attesa di presentarla. Anna si era abituata a quella vista, ma era sorpresa dall'insolito interesse che la ragazza sembrava suscitare nelle altre donne dell'harem. In piedi, vicino, molte sussurravano e chiacchieravano esprimendo ammirazione per la sua bellezza con un linguaggio stravagante. Era sicuramente molto bella. Coloro che l'avevano mandata avevano usato tutti i mezzi perché il suo fascino naturale risaltasse. Aveva le labbra tinte di rosso cremisi e le sopracciglia di indaco fino al punto in cui si congiungevano sulla fronte. Le ciglia erano colorate con l'antimonio, le punte delle dita e le unghie con l'henné. Aveva al collo e alle mani pesanti catene d'oro e anelli. Nessuna meraviglia che la ragazza si fosse spaventata il giorno in cui aveva visto che aveva attratto l'attenzione del re. Sembrava che avesse previsto il significato di quell'interessamento. Era sembrata così felice e libera allora. Anna si fermò un attimo rattristata, poi proseguì. 3 mesi circa dopo la sua presentazione al re, Anna la scorse per la terza volta. Era in piedi nello stesso cortile e mostrava alle altre ragazze una melagrana. Era il frutto più grosso e più bello che Anna avesse mai visto e si fermò a guardare più da vicino. La ragazza glielo mostrò felice. Non era un frutto vero, ma un cofanetto d'oro squisitamente modellato. Era stato smaltato in modo da somigliare al frutto e vi erano incastonati dei rubini identici ai semi della melagrana. Si apriva e si chiudeva al tocco di una piccola molla e serviva a contenere il betel. «Dove l'hai preso?» chiese Anna, perché era un oggetto estremamente costoso. La ragazza si voltò verso Anna con un sorriso infantile e indicò gli appartamenti del re. «Come sa, mi chiamo Tuptim», spiegò. Allora Anna capì il regalo, perché Tuptim significava melograno o rubino e la scatola univa i due significati. Il re aveva una nuova favorita. Poi, qualche settimana dopo, un giorno in cui Anna andò da Lady Tiang per richiedere nuove scorte di carta e d'inchiostro, si imbatté in Tuptim che piangeva amaramente.
La prima moglie la stava rimproverando con insolito calore. Quando ebbe finito, si girò verso Anna con un gesto di disperazione e chiese: "Che cosa devo fare con lei? Devo frustarla o lasciarla morire di fame per farmi ascoltare?" "La perdoni e sia buona con lei come con tutti", sussurrò Anna. "Perché dovrei perdonarla?" chiese Lady Tiang con aria offesa, evidentemente pensando che Anna minimizzava una questione importante. "Mi crea più guai di ogni altra ragazza a palazzo. Sa cosa fa? Quando le viene detto di stare di sopra con lui, scappa a nascondersi nelle stanze delle sue amiche. L'ha vista con Ma Prang e Simla, sono le sue amiche più intime, pensano che aiutarla sia divertente e noi donne più anziane siamo accusate di essere gelose e di trattarla male e dobbiamo frugare in tutte le case delle Chom finché la troviamo, di solito profondamente addormentata, e la portiamo da lui. E quando si trova in sua presenza si inginocchia con un'aria così innocente che lui ne è affascinato e dichiara che è la donna più perfetta e affascinante dell'harem. Ma non appena può scappa via e ricomincia tutto da capo, nascondendosi in un posto diverso." Lady Tiang si torceva le mani, sinceramente afflitta. Tup Tim stava inginocchiata davanti a lei con la testa china. "Quanti anni ha?" chiese Anna. "Oh, forse 15", rispose Lady Tiang. Anna guardò la ragazza con una nuova fitta di pietà. Sembrava malata o molto infelice. Nonostante l'aspetto infantile, c'era molta affettazione in lei. I suoi occhi erano pieni di lacrime mentre protestava appassionatamente che aveva male al cuore e che non era in grado di andare di sopra. Anna era sicura che la sfuriata di Lady Tiang non indicava una vera rabbia, ma piuttosto preoccupazione, quindi abbracciò la prima moglie e riuscì a ottenere il permesso che Tup Tim non andasse dal re per qualche giorno finché si fosse sentita meglio. Un sorriso di gratitudine illuminò il viso bagnato di lacrime della ragazza, che strisciò via. "Dice che non voleva venire, che non le piace", spiegò Lady Tiang. "Mi fa pena, Mem Cha, ma non posso permettere che lo sappia. Se ne approfitterebbe e sa cosa succederebbe allora. Non è l'unica ragazza che è stata portata qui contro la sua volontà. Perché non può cercare di adattarsi? Molte le altre sarebbero felici di essere la favorita. Guardi i regali che riceve. Ma non lei. Lei si lamenta nella sua stanza, piange e se può lo evita." Lady Tiang emise un profondo sospiro. "E noi ci prendiamo la colpa." Non molto tempo dopo, Tup Tim iniziò a frequentare la scuola. Disse che voleva imparare a scrivere il suo nome in inglese e veniva un giorno o due alla settimana. Di solito Ma Prang e Simla l'accompagnavano. Loro non erano interessate ed erano pigre, ma Tup Tim si concentrava nelle lezioni. Sedeva sul pavimento di marmo per ore ascoltando tradurre l'inglese in siamese o viceversa. Anna cominciò a sperare che Tup Tim riuscisse a trovare uno sfogo per le sue emozioni, come Prang, che adesso era calma, tranquilla e sembrava felice. Un giorno, mentre Anna era sola in classe, Tup Tim le chiese di scrivere il nome Kun Prapalat in inglese. Anna lo scrisse senza chiedersi a chi appartenesse il nome. Tup Tim si mise a copiare le lettere. Anna vide la tenerezza nei suoi grandi occhi sognanti mentre copiava e ricopiava il nome e pensò brevemente, con curiosità, che il proprietario del nome doveva significare molto per la ragazza. Forse perché Tup Tim veniva raramente da sola, forse perché appariva ingenua e più giovane della sua età, ma Anna non cercò mai di sapere qualcosa di più sul suo conto o sui suoi sentimenti. Solo una volta tentò di conquistarsi la fiducia di Tup Tim. Negli anni che seguirono, mille volte desiderò averlo fatto. Un giorno dopo la scuola, Tup Tim era arrivata di corsa da lei. Aveva preso un pezzo di carta dal gilet e l'aveva tenuto in silenzio davanti agli occhi di Anna. C'era scritto il nome Kun Prapalat, con un'eccellente calligrafia rotonda. Anna lodò il miglioramento nella sua calligrafia e poi le chiese per la prima volta: "Chi si chiama così, Tup Tim?" La ragazza abbassò gli occhi ed esitò, poi li alzò di nuovo. "È il nome del discepolo preferito dell'abate Chao Kun Sa", rispose. C'era un profondo rispetto sul suo viso, lo stesso che Anna aveva visto sulle facce di molte donne quando veniva nominato il grande sacerdote. Anna la osservò con attenzione, ma non vide nient'altro. Nella sua mente si formularono una dozzina di domande confuse, ma non le fece.
Non aveva mai saputo che Tuptim si interessasse a questioni religiose. Forse trovava nella religione uno sfogo alle pressioni della sua esistenza. Non era raro tra le donne dell'harem, anche se Anna non se lo sarebbe aspettato da Tuptim, la quale aveva un comportamento ribelle e amante della libertà. Fu allora che decise vagamente di parlarle e, se possibile, di aiutarla, ma quella fu l'ultima volta che lei andò a scuola e Anna, occupata con altre cose, si dimenticò del suo proposito. L'osservazione del principino sulla caccia a Tuptim preoccupò Anna, sensibile all'atmosfera del palazzo. Durante il giorno seguente, domenica, pensò spesso alla giovane concubina. Avrebbe continuato a venire a scuola se fosse stata incoraggiata. Aveva avuto bisogno di aiuto e di essere guidata. Avrebbe accettato il consiglio di un inglese quando si prendeva a gioco di Lady Tiang? Dov'era adesso? Stava ancora giocando il suo pericoloso gioco a nascondino con il re. Come in risposta a quelle domande preoccupate, quella sera la sua piccola cameriera siamese disse ad Anna che una schiava del palazzo voleva parlarle in privato. La schiava strisciò vicino alla sedia di Anna e sussurrò: «Sono Fim, la mia padrona Kun Chao Tuptin mi ha mandato da lei». Si guardò attorno con apprensione. «Sa che hanno trovato la mia padrona?» «Trovato?» esclamò Anna. Era allarmata per l'atteggiamento furtivo della schiava. Era accaduto spesso che avessero trovato Tuptim in qualche angolo dell'interno senza conseguenze particolarmente burrascose. Spiegati, dove è stata trovata? Da quanto tempo mancava questa volta? La schiava ripeté la domanda, evidentemente sorpresa. Mem Ka chiese: non sapeva che la mia padrona era scomparsa dal palazzo? E che Sua Maestà aveva offerto una ricompensa di 20 katti a chi gli avesse portato delle informazioni, che nessuno riusciva a scoprire qualche indizio e che tutti la stavano cercando? No, rispose Anna, non ne ho sentito parola. Era profondamente turbata. Da quanto tempo mancava? Da molto, rispose vagamente la schiava. Qualcuno pensava addirittura che si fosse annegata. Ma come ha fatto a uscire dal palazzo attraverso 3 file di cancelli controllati e sprangati? Le amazzoni l'avrebbero vista e non credo che avrebbe potuto corromperle costringendole a compiere un gesto così pericoloso. Lo so, Memka, quello che dice è vero, è impossibile uscire, ma lei ce l'ha fatta. Le sopracciglia della ragazza sotto i capelli irsuti erano corrugate come se provasse dolore e aveva le guance bagnate dalle lacrime. Evidentemente piangeva da molto ed era quasi isterica. Anna si convinse che in qualunque modo Tuptim fosse riuscita a scappare, Fim vi era coinvolta. «Dove l'hanno trovata?» chiese Anna addolorata. Il sussurro di Fim era appena udibile. «L'hanno scoperta stamattina. 2 preti nel monastero di Wat Rachapradit hanno portato l'informazione al re e lui ha ordinato che l'arrestassero e che la imprigionassero in una segreta del palazzo». La schiava congiunse i palmi e, levandoli sopra la testa, si prostrò davanti ad Anna nella supplica più riverente. «Quindi sono venuta da lei per farmi aiutare, Mem Chao Ka!» Anna era inorridita. Era molto peggio di qualsiasi cosa avesse immaginato. A nessuna donna era permesso contaminare un monastero con la sua presenza. «Significa morte», pensò senza speranza. «Ma che posso fare io, o chiunque altro?» chiese ad alta voce. «Oh, graziosa signora, se non l'aiuto è perduta!» gridò la schiava, dimenticandosi di sussurrare, scoppiando in lacrime. «La uccideranno!» Fim circondò con le mani i piedi di Anna e vi posò sopra il viso con disperata umiltà. «Mem Chao Ka, la supplico, vada dal re e gli chieda di salvarle la vita. La perdonerà per amor suo, glielo chieda!» Il suo terrore colpì profondamente Anna, che provò subito compassione per lei, anche se era convinta che stavolta non avrebbe potuto fare niente. Si abbassò e cercò di consolare la schiava. «Dimmi, Fim», insistette, «perché la tua padrona è scappata dal palazzo e chi l'ha aiutata ad andare via? So che non avrebbe potuto farcela da sola». Ma la ragazza non rispose. «Per favore, venga a vedere anche lei», continuava a ripetere. «Venga a parlarle, per favore, graziosa signora, prometta di venire». Più Anna diceva che era impossibile, che non c'era niente che potesse fare, più la ragazza diventava isterica. Alla fine, per tranquillizzarla, Anna le promise che sarebbe andata a palazzo e avrebbe parlato con Tuptim.
Era convinta che Fim l'avesse aiutata a fuggire e che la schiava temesse tanto la confessione della padrona quanto la punizione che aspettava Tuptim. Dopo che la schiava se ne fu andata, Anna rimase seduta alla finestra e guardò la notte riempirsi di stelle. Brillavano di una luce particolare nel cielo senza nubi. Da ragazza aveva sempre creduto che la domenica fosse diversa dagli altri giorni, che il sole fosse più splendente, che piovesse meno spesso e che nell'aria ci fosse un silenzio particolare. Adesso, lontana dal suo Galles, sentiva la pace della domenica scivolarle nel cuore. Nonostante la promessa fatta a Fim, provava una profonda riluttanza a recarsi a palazzo. Avrebbe voluto rimanere seduta sulla sedia al buio a guardare le stelle lontane e a sognare la piccola Avis a scuola. Se fosse andata il giorno dopo non sarebbe cambiato nulla, ma il pensiero di Tuptim da sola in una ripugnante segreta sotterranea continuava a turbarla. Il palazzo. Guardò le mura bianche che brillavano alla luce delle stelle e lo odiò per tutto il dolore che conteneva. Non potevano lasciarla in pace almeno la domenica, l'unico giorno di riposo. Rabbrividì al pensiero di entrare nell'orribile mondo della prigione dopo il calare della notte e allontanò il pensiero, almeno fino al mattino. Cosa avrebbe potuto fare andandoci ora? Quindi rimase seduta in torpida incertezza finché una mano calda si posò sulle sue. Distosse lo sguardo dal cielo e vide ai suoi piedi il viso sconsolato di Fim. Memca, i cancelli sono stati aperti per il Kralahom, spiegò con una voce bassa, supplichevole. Adesso potrebbe entrare senza difficoltà. Poi scomparve nella notte. Anna sospirò. Sembrava impossibile convincere la gente semplice che con i suoi problemi andava da lei come da una divinità che non aveva nessun potere sovrumano. La maggior parte era sinceramente convinta non solo che Anna fosse un membro della temuta San Luang, ma talmente vicina al re che avrebbe accolto qualsiasi petizione. Con un altro sospiro si alzò risolutamente dalla sedia vicino alla finestra, informò Boy dove stava andando, mise in borsa 20 tikal, si avvolse in un mantello nero e scivolò fuori di casa. Il palazzo era distante poche centinaia di metri. Si affrettò nei giardini, ansiosa di portare a termine il suo compito. Le guardie la conoscevano e la lasciarono entrare senza esitazione. Fece cadere 2 tikal nella mano dell'amazzone al cancello dell'interno, dicendo che era venuta per affari e implorandola di tenere il cancello aperto per 1 o 2. «Deve essere fuori prima che battano le 11», l'avvertì l'amazzone gentilmente e non le chiese altro. Non appena Anna imboccò la strada principale dentro le mura, Fim si unì a lei, strisciando e correndo, celata dalle ombre profonde delle case, finché raggiunsero le porte della prigione, poi scomparve nel buio. Anna bussò e fu fatta entrare nella sala centrale. Era una stanza immensa con innumerevoli pilastri e sul pavimento erano sistemate parecchie botole chiuse e sbarrate che conducevano alle segrete. Le poche lanterne che illuminavano la sala erano così alte che sembravano stelle e spandevano una luce fioca. C'erano una dozzina di amazzoni, alcune già addormentate sulle stuoie e sui cuscini di pelle con le armi vicino. Gli occhi di quelle che erano ancora sveglie si girarono verso Anna. La conoscevano bene a causa delle sue frequenti visite. «Ho appena saputo che una delle mie allieve, Lady Tuptim, è nei guai. Non so esattamente di cosa si tratta e sono corsa a vedere se potevo aiutarla». «La bambina è davvero nei guai», rispose Mai Ying Tahan con aria grave. «E non ci si è messa da sola, ma ci ha messo anche Maprang e Simla. Posso aiutarle?» «No, ma'am», disse l'amazzone, la voce gentile rese meno duro il netto diniego. «E non può aiutare nemmeno lei?» «Nessuno può. Stavolta la sua colpa è troppo grossa». «Può dirmi esattamente che cosa ha fatto?» Ma a questo Anna non riuscì ad avere risposta. Cercò invano di convincere Mai Ying Tahan e il rifiuto perentorio dell'amazzone di parlare la preoccupò ancora di più. Sconfitta, Anna cercò almeno di convincerla a lasciarle vedere Tuptim. «Mai dai, è impossibile», fu la ostinata risposta. «Non possiamo permetterle di vederla senza un ordine del re. Se ce lo porta saremo liete di farlo, ma senza non possiamo». Guardò le botole ai suoi piedi. Lì sotto erano imprigionate le 3 bambine. Le amazzoni avevano ragione a chiamarle così.
Non si udiva alcun suono, grido o segno di vita. Stanca e abbattuta, Anna si alzò e uscì dalla prigione, senza un'altra parola. Mentre tornava verso il cancello, vide Fim che strisciava nell'ombra dalla parte opposta della stretta via e cercava di tenere il passo con lei. Quando Anna imboccò il vicolo successivo, Fim le si accostò. La schiava si era nascosta sotto il portico della prigione e aveva ascoltato tutta la conversazione di Anna con le Amazzoni. Non c'era bisogno di dirle niente, avrebbe continuato per la sua strada, ma Fim si gettò ai suoi piedi e la implorò di non abbandonare Tuptim. «Non c'è niente che io possa fare!» La schiava non si arrese. «Faranno il processo nel tribunale esterno, domani mattina, molto presto. Per favore, Mamka, venga, venga presto, forse può convincere Kun Tao Ap ad avere pietà di lei!» Sentendosi impotente al punto da star male, Anna le promise che sarebbe stata al processo. 31. La vendetta del re. Alle 7 del mattino seguente, Anna era al San Shuang, il tribunale situato nel secondo cerchio del palazzo. All'entrata principale si accedeva da un lungo corridoio che su entrambi i lati aveva appartamenti così in rovina da essere in pratica inutilizzabili. Il magazzino e i fantastici giardini del palazzo affacciavano sulle baracche. Il pavimento della sala principale era costituito da tavole di legno mangiate dai vermi e inchiodate insieme malamente. Le finestre erano superbe come quelle delle residenze reali, ma le porte erano strette e dappertutto c'erano grossi ragni neri, i padroni indisturbati del posto da almeno un secolo. Molti giudici, uomini e donne, erano già presenti, si scambiavano saluti e il contenuto delle scatole di Betel, Fia From Borirak, fratellastro di Lady Talap e capo dei giudici uomini, era seduto in disparte come Kun Tao Ap, il capo dei giudici donne. Quest'ultima aveva la testa china in atteggiamento tristemente riflessivo. Davanti a loro, su bassi tavoli, erano disposti i rotoli con le leggi, carta per registrare le testimonianze, penne e inchiostro. Secondo l'usanza, non c'era un avvocato dell'accusa, né un avvocato per la difesa, né una giuria, erano i giudici a fare tutto. Due sacerdoti, evidentemente quelli che avevano trovato Tuptim nel tempio, erano seduti poco lontano da Anna. Non era lì da molto tempo quando una fila di amazzoni comparve, portando Tuptim e le sue amiche intime, Ma Prang e Simla. Anna fu stupita dalla trasformazione della ragazza. Aveva i capelli rasati a zero e non aveva più le sopracciglia. Le guance erano incavate e teneva gli occhi bassi. Aveva le mani ammanettate e i piccoli piedi nudi trascinavano con fatica le pesanti catene che le stringevano le caviglie. Aveva la sciarpa stretta al seno e sotto il gilet era abbottonato fino alla gola. Aveva ancora le forme di una bambina, ma si manteneva eretta e il suo atteggiamento era controllato. Le Amazzoni misero davanti ai giudici alcuni indumenti da prete e un piccolo amuleto in un cordone giallo. Li avevano sottratti a Tuptim quando era stata trovata. Anna si rese subito conto dello stratagemma che Tuptim aveva usato per scappare non vista dal palazzo, il motivo per cui la testa e le sopracciglia erano rasate. Oh, Tuptim, pensò con orrore. L'abbigliamento era quello usato dai nens o novizi e l'amuleto come quello che tutti i siamesi avevano sempre con sé. Il processo iniziò. Quando la seta gialla che avvolgeva l'amuleto fu aperta, ne uscì un pezzo di carta con scritto qualcosa in inglese. Kun Tao Ap lesse ad alta voce Kun Pra Palat. Il cuore fece un balzo nel petto di Anna, la quale cominciava a intravedere una logica nelle azioni della giovane concubina. Venne ordinato a Tuptim di avvicinarsi. Si trascinò come poté, prese posto in mezzo alla stanza, non rese omaggio, non si prostrò, ma non fu nemmeno scortese. Anna incontrò il suo sguardo e le fece un sorriso di incoraggiamento. Gli occhi della ragazza erano tristi e cupi. In risposta, un sorriso quasi impercettibile le passò velocemente sul viso. Aveva un'espressione distaccata e controllata, ma non si trattava solo di questo. Si era lasciata alle spalle la fanciullezza. Mentre si sedeva davanti ai giudici, era una donna e in lei c'era qualcosa di forte, di eroico. Quello che aveva fatto, giusto o sbagliato, l'aveva cambiata, portandola a un livello diverso, più alto.
La calma e la purezza del suo viso avrebbero potuto essere il risultato del cesello di uno scultore che avesse voluto scolpire l'ideale femminile. Simla e Maprang vennero interrogate per prime e senza apparente riservo dissero alla corte tutto quello che Tuptim aveva confidato loro. Ma quando Simla mise in relazione la fuga di Tuptim con la presenza di Phra Palat, Tuptim la interruppe e le fece cenno di tacere. «Non è vero!» esclamò. «Ti sbagli, Simla! Stai solo tirando a indovinare, lo sai! Non è stata quella volta e lui non ha niente a che fare con tutto questo!» Poi, ricordandosi dove si trovava, aggiunse con orgoglio: «Ma dopo tutto non ha importanza. Continua a dire quello che vuoi.» «Bene, bene!» commentò Fia From Borirac, sporgendosi in avanti con espressione sarcastica. «Se le tue amiche non sanno niente della tua fuga, forse ci racconterai tu com'è successo.» Tuptim lo guardò con una semplicità che ignorava il suo tono. «E se le dico la verità, mi crederà? E mi giudicherà di conseguenza?» Il giudice si accigliò. «Ordinerò che ti prendano a bastonate se non confessi subito il tuo crimine», ritorse lui con un'enfasi selvaggia. Tuptim non parlò subito, stava riflettendo se fare una confessione completa o no. Alla fine, con aria risoluta, si girò verso Khun Thaouap e si rivolse a lei. «Mia signora, Khun Phra Palat non ha avuto niente a che fare con la mia fuga da palazzo. È vero, come dice Simla, che lo ammiravo molto, ma è anche vero che lui non lo sapeva. Non gli ho mai parlato, non ho mai comunicato con lui mentre ero a palazzo. Non ha saputo niente della mia fuga fino a quando non mi hanno trovato nel monastero ieri mattina. Qualsiasi cosa abbia fatto, lui non ha mai peccato contro i suoi voti, graziosa signora. È completamente innocente. La colpa è solo mia. Io ho organizzato e portato a termine la mia fuga senza che alcuno fuori delle mura mi aiutasse, perché a palazzo ero infelice e volevo essere ancora libera. Tutto qua. Ho sempre amato la libertà e una notte mi è sembrato che il sacro Buddha mi mostrasse come avrei potuto liberarmi. Qualche mattina dopo mi sono vestita come un novizio, mi sono rasata capelli e sopracciglia. Oh, adesso ci siamo!» la interruppe Fia From soddisfatto. «È questo che vogliamo sentire. Di chi ti ha comprato gli abiti da sacerdote e li ha fatti entrare a palazzo? E chi ti ha rasato i capelli e le sopracciglia? Parla più forte!» Tuptim si voltò a guardare la faccia corrotta del giudice mentre lo sdegno le arrossava il viso. «Io, signore», replicò con fermezza, «le dirò ciò che ho fatto io e non quello che hanno fatto gli altri. Per quanto mi riguarda, dirò tutta la verità. Oltre questo, non posso e non voglio andare.» Un improvviso rossore le colorì il viso, rendendola molto bella. Nel tribunale tutti trattennero il fiato. Il giudice si strinse nelle spalle. «Va avanti», la incitò. «Racconta la storia a modo tuo, allora. Troveremo il modo di farti dire quello che vogliamo.» «Dai Nak, è molto giovane», si intromise Khun Thaouap. Il tono era dolce, ma le parole contenevano un rimprovero. Era evidente che l'altro giudice aveva già deciso, senza prove, che Tuptim era colpevole e adesso voleva scoprire i suoi complici. Il sole che filtrava nella sala alle spalle di Tuptim rivelava la trasparenza squisita della sua pelle olivastra. Con un'occhiata ancora più serena e pensosa, continuò: «Quella mattina alle 5, quando i sacerdoti vennero messi a palazzo, strisciai fuori della mia stanza e mi unii alla processione mentre passava vicino a casa mia. Non mi vide che Simla e nemmeno lei mi riconobbe. Mi guardava solo incuriosita, come se si fosse chiesta cosa ci faceva un prete vicino alla casa delle Chom. È vero», la interruppe Simla, «non ho saputo che Tuptim era scappata finché Khun Yai non è venuta a chiedere perché mancava dal servizio da così tanto tempo. A quel punto ho pensato al giovane prete che avevo visto quella mattina vicino a casa sua e mi sono chiesta se aveva qualcosa a che fare con la sua scomparsa, ma non ho indovinato che era lei.» Tuptim aspettò pazientemente che Simla avesse finito di parlare e poi riprese. «Mi bastarono pochi minuti per uscire dai cancelli del palazzo. Era stato così facile che ero più che mai sicura che il sacro Buddha mi stesse guidando. Ma quando mi ritrovai nella pubblica via, non seppi cosa fare. Non potevo andare a casa perché sarebbe stata sorvegliata. Non avevo programmato nient'altro che la mia fuga. Rimasi alcuni minuti a pensare, finché temetti che la gente potesse sospettare qualcosa. Quindi mi diressi al Wat Racha Pradit e mi sedetti vicino ai cancelli. Vi rimasi tutto il giorno cercando di decidere cosa fare. Verso sera il grande Chao Kun Sao uscì e mi vide.
Mi chiese chi ero e che cosa stavo facendo. Non sapevo cosa dire e quindi lo implorai di lasciarmi diventare un suo discepolo e vivere al monastero e occuparmi di lui. Di chi sei discepolo adesso, ragazzo? Mi chiese gentilmente. Io mi misi a piangere perché non sapevo cosa rispondere. Non volevo ingannare quel santo uomo e naturalmente non potevo dirgli la verità. Si girò verso i monaci che lo seguivano e disse a Prapalat di prendermi come allievo e di insegnarmi fedelmente le dottrine del Buddha. Non avevo programmato questo, non avevo affatto un piano, come avrei potuto? Il suo sguardo chiedeva a Kun Tao Hap di credere all'incredibile coincidenza. Se chiederà a Sua Eccellenza Chao Kun Sa, continuò, le dirà che non ho chiesto di diventare un discepolo di Kun Prapalat, ma solo di diventare suo servo e di occuparmi di lui. Non so perché mi ha assegnato a Prapalat, forse perché è uno dei suoi allievi preferiti. La voce, dal tono basso, era seducente. Allora Prapalat mi portò nella sua cella nel monastero, continuò, dove viveva con parecchi altri nens a cui insegnava, ma non mi riconobbe né allora né mai. Esitò un attimo, poi continuò, anche se mi conosceva da quando era un ragazzo. Allora si chiamava Daeng e prima di portarmi al palazzo la mia famiglia mi aveva promessa a lui. Ma con i capelli rasati e la tonaca gialla non mi riconobbe. Quando ero stata presentata al re, mi aveva completamente cancellata dai suoi pensieri. Alla rivelazione in attesa della relazione esistente tra Tuptim e il monaco, parecchie donne giudici alzarono le mani stupefatte e gli uomini risero maliziosamente, esibendo le gengive rosse per il betel. Anna si chiese se Tuptim non avesse commesso un errore con quella franchezza. Con questa ammissione la storia diventava più plausibile per lei, ma apparentemente non era così per coloro che dovevano decidere del suo destino. Tuptim si accorse subito della direzione che i loro pensieri avevano preso. Le sue labbra, già pallide, tremarono. Prapalat, continuò semplicemente, che voi avete condannato alla tortura e alla morte, non ha peccato. È innocente del peccato di cui lo accusate e non è mio complice nella fuga. Io sapevo che era una donna, ma lui non se n'è mai accorto. Se avessi saputo allora tutte le cose che mi ha insegnato da quando sono diventato un suo discepolo, non avrei fatto quello che ho fatto. Non sarei scappata dal palazzo. Adesso so che era sbagliato e che era il mio cuore che mi suggeriva di fuggire, non la voce del Buddha. Grazie al suo insegnamento sono più tranquilla e felice. Posso citare a memoria le leggi divine. Chiedete agli altri suoi discepoli che erano con me e loro vi diranno che sono sempre stata modesta e umile e che lui non ha mai prestato più attenzione a me che agli altri. Alla sera dormivamo ai suoi piedi. Loro non sapevano che ero una donna e pensate che avrei potuto ingannarli vivendo nella stessa stanza con loro se non avessi ingannato anche lui. Poi, la domenica mattina, quegli uomini, indicò i due preti che stavano seduti in disparte, vennero nella cella per parlare a Prapalat. Mi ero addormentata. Quando mi svegliai, gli altri novizi se n'erano andati con il prete. Mi alzai, credendo di essere sola, e mi stavo sistemando la tunica quando udii una risata soffocata. Mi girai e li vidi, e seppi immediatamente che ero per sempre disonorata. Credetemi, continuò Tuptim, diventando sempre più eloquente. Ero colpevole quando scappai dal mio padrone, il re, ma non ho mai commesso il peccato di cui mi accusano quei due uomini. Sapevo di essere innocente e li implorai di mantenere il segreto e che mi lasciassero allontanare dal tempio per nascondermi. Spiegai loro che Kun Prapalat non aveva idea di chi fossi né che fossi una donna, ma loro si limitarono a ridere e a prendermi in giro. Caddi in ginocchio ai loro piedi e li supplicai, in nome di quanto c'è di sacro, di non tradirmi e di lasciarmi andare prima che il prete e i novizi tornassero, cosicché nessuno venisse coinvolto nel mio peccato, ma risero più forte e mi schernirono con parole più volgari. Si dicono discepoli del misericordioso, ma loro non hanno misericordia, neppure per amore del loro amico. Prese fiato mentre due grosse lacrime le scendevano sulle guance. Strinse i denti. Allora provai disprezzo per loro e li disprezzo ancora per i loro pensieri sporchi e per i loro cuori crudeli. Agitò le mani ammanettate verso i due preti. Loro la guardarono mentre masticavano il betel come bestiame incapace di emozione. I giudici ascoltavano in silenzio. Sulla faccia di molti c'era un'aria di divertita incredulità. Solo Kun Tao Hap aveva la sua solita aria triste.
Sembrava ascoltare senza pregiudizi o disprezzo, soppesando le parole di Toptim. Gli scribi scrivevano velocemente per seguire il fiume di parole. La ragazza era pallida mentre continuava a bassa voce. Proprio allora Prapalata e i suoi altri discepoli tornarono dalle abluzioni mattutine. Strisciai ai suoi piedi e gli confessai chi ero. Indietreggiò fino all'altro capo della cella, come se la terra si fosse spalancata sotto di lui. Potevano vedere tutti che non aveva la minima idea di chi fossi. Mi prostrai sul pavimento, sopraffatta dall'orrore al pensiero di quello che gli avevo fatto. Lui tornò subito accanto a me. Piangeva amaramente, ma mi pregò di non piangere più. Alla vista delle sue lacrime mi sentii come se un abisso mi avesse inghiottita. Era il mio egoismo che lo aveva portato a quello. Non avevo riflettuto, avevo fatto quello che avevo fatto. Ero scappata dal palazzo ed ero rimasta nel monastero quando sarei potuta facilmente andare da qualche altra parte e così avevo distrutto la vita che si era costruito. Lui cercò di consolarmi mentre giacevo in lacrime e disse: «Tuptim, quello che hai fatto è sbagliato, ma non avere più paura, siamo innocenti e per amore del tuo amore sono disposto a soffrire anche la morte per te». La stanza piombò nel silenzio mentre la ragazza finiva con calma: «Questa è tutta la verità». Fia Prom sputò una lunga striscia di succo di betel, rosso come sangue. La derise. «Bene, bene, bene, una bella storia, e tu l'hai raccontata benissimo, solo che nessuno ti crede». Sputò di nuovo. «Adesso ricominciamo da capo. Di chi ti ha rasato i capelli e le sopracciglia e ti ha portato la tunica da prete nel palazzo». La grandezza della fragile donna, dall'aspetto di una bambina che premendosi le mani incatenate sul petto per calmarsi rispondeva «Non lo farò!» tolse il respiro ad Anna. Si era avvicinata a Tuptim mentre raccontava per non perderne nemmeno una parola. Era stata così assorbita e piena di ammirazione per il suo coraggio da rimanere inchiodata al suo posto. Ma la risposta di Tuptim ebbe un effetto sbalorditivo. Come uno squillo di tromba attraversò la sala e spinse Anna a valutare appieno la scena che aveva davanti. Quella ragazza di 16 anni sfidava i giudici sapendo il rischio che correva per salvare l'uomo che amava e senza dubbio per proteggere Fim, la sua schiava. Una simile risposta significava accettare la morte, e non solo la morte, ma tutte le agonie e le torture che un'astuzia senza pietà poteva inventare. Tuptim lo sapeva. Il suo rifiuto sorprese a tal punto l'assemblea che per un momento ci fu un profondo silenzio. La bellezza e la regalità della figura sottile che affrontava gli uomini sensuali e le donne dai visi freddi metteva a soggezione. La rabbia infiammò la faccia di Fia Prom. «Spogliatela e datele 30 colpi di frusta!» gridò con voce roca per la furia. Anna fu sorpresa vedendo che Kun Tao Ap continuava a guardare con calma davanti a sé senza dissentire. Poteva essersi convinta della colpa di Tuptim o taceva in segno di deferenza verso Fia Prom. Non avrebbe insistito per chiamare altri testimoni, i novizi che avevano vissuto nella cella con Tuptim, Chao Kun Sai, i preti delle celle vicine. Di certo non poteva rifiutare la possibilità che Tuptim dicesse la verità. Prima che le amazzoni potessero eseguire l'ordine, ci fu un'interruzione. La folla, che si era riunita numerosa accanto alle finestre e alle porte, aprì un varco e una barella sorretta da due uomini venne portata nella stanza. Su questa giaceva la forma mutilata di Palat, che era appena stato torturato perché confessasse la sua colpa e quella di Tuptim. Ma, come riportano le registrazioni del tribunale ecclesiastico, non fu possibile strappargli alcun indizio che avesse qualcosa da confessare. Subito dopo, Tuptim fu spogliata di sciarpe e gilet e legata a un palo. I suoi carnefici sollevarono i loro bastoni di bambù. Il primo colpo lacerò la schiena sottile della ragazza e le sue spalle delicate. Anna si era ripetuta che non poteva interferire nel caso dal momento che riguardava la religione, ma come da una grande distanza udì la sua voce che intimava ai carnefici di fermarsi se tenevano alla loro vita. Le amazzoni immediatamente lasciarono cadere i bambù che non erano ancora stati sollevati. «Perché?» chiese il giudice, il quale la conosceva per l'averla vista in precedenza. «Almeno finché non possa intercedere per Tuptim davanti a sua maestà», rispose Anna. «Va bene», disse il giudice. Anna si fece strada tra la folla di curiosi che in punta di piedi e con il collo teso cercavano di cogliere uno sguardo dell'accusata.
Mentre lasciava il tribunale, incontrò la schiava Fim che la seguì a palazzo, torcendosi le mani e singhiozzando amaramente.